prosegue il nostro viaggio sulla barca di Addio Piacendo, grazie alle nostre ospiti nella prima parte del nostro appuntamento per le loro belle testimonianze, belle parole. Come vi dicevo, rimaniamo neanche a farlo apposta. A Ravenna ci colleghiamo via Skype con un giovane studente, un giovane ragazzo che si chiama Federico Lombardi e ha una storia di tenacia, entusiasmo e determinazione. Sarà lui a raccontarcela. Buon pomeriggio Federico, benvenuto a Addio Piacendo. Buon pomeriggio a te Paola. Allora, sei davvero un esempio di tenacia, coraggio e determinazione. Studente di ingegneria energetica all'Università di Bologna nel 2015, però un ostacolo fisico ti costringe a sospendere gli studi per un anno. Ci racconti che cosa ti è successo? Sì, purtroppo nel 2015, diciamo in seguito a uno svenimento causato poi da un aneurisma, sono state danneggiate le cellule della vista e sono attualmente ipovedente. In seguito sono andato presso il centro di riabilitazione di Cesenatico, dove ho svolto una riabilitazione cognitiva e motoria. Poi, dopo, sono stato operato a un intervento di cranioplastica all'ospedale Bufalini di Cesena. E quindi questo è stato un po' l'inizio del mio percorso, il mio lungo percorso e fino adesso, ecco. Adesso tuttora sono ipovedente. Ecco, però con grandi miglioramenti. Con grandi miglioramenti, di questo siamo davvero contenti. Quindi a causa, diciamo, di questo ostacolo fisico hai dovuto interrompere per un anno gli studi, l'università. E, dove, come, e aggiungere anche grazie a chi hai trovato la forza di ricominciare a studiare? Allora, prima di tutto grazie ai miei amici, miei compagni universitari, ma anche e soprattutto ai miei amici d'infanzia. Quindi io ho seguito un gruppo scout fin da ragazzino, fin dall'infanzia, e tuttora sono rimasto in contatto e sono grandi amici quelli che ho. E in particolare Luciano, che è un mio ex compagno di università della triennale di ingegneria energetica di San Giovanni Rotondo, che mi ha aiutato, mi ha guidato come se fosse lui il professore, tenendomi delle lezioni anche telefoniche, ecco, diciamo che è stato molto d'aiuto. In più ho avuto la fortuna della vicinanza di Aldo, laureato in teologia, che mi ha aiutato a conoscere meglio i principi della fede cristiana. Che bello Federico, allora ho capito che per te l'amicizia è importante e a questo proposito hai citato Luciano Maresca, originario di San Giovanni Rotondo, ma credo che lavori dalle tue parti a Bologna, se non sbaglio. Esatto. E c'è un messaggio di Luciano per te, lo vogliamo ascoltare? Senz'altro. Ciao Fede, sono molto contento di essere qui a registrare questo video messaggio per te in quanto tuo amico e in quanto testimone della tua fantastica storia. Una storia fatta di ostacoli, di difficoltà e di altrettanti traguardi raggiunti. Tutto questo è stato possibile grazie alla tua umiltà e alla tua forza di volontà. Infatti per tutte le sfide che hai affrontato e che hai portato a termine, non hai mai avuto paura di chiedere aiuto alle persone che ti stanno vicino e comunque il fatto di averle portate a termine poi è soprattutto merito tuo e della tua enorme determinazione. Una di queste sfide l'abbiamo affrontata insieme, è stato molto bello, ricordo perfettamente il giorno in cui mi hai chiamato e mi hai detto che volevi riprendere e completare il percorso di laurea triennale. Mi hai chiesto di darti una mano con gli esami e io sono stato molto contento di averti dato una mano. In quell'occasione io ti insegnavo a calcolare cose strane che a volte è anche difficile immaginarsi. Tu invece lezione dopo lezione e esame dopo esame mi insegnavi che attraverso la propria forza di volontà e la propria determinazione, il proprio impegno
è possibile fare tutto e che non bisogna mai cedere davanti alle difficoltà e agli ostacoli, mai fermarsi. Di questo non posso che farti i complimenti di tutto quello che hai fatto e di tutto quello che stai facendo ancora adesso. Ti abbraccio e spero di rivederti presto. Un saluto. Federico, allora un messaggio, questo messaggio di Luciano non poteva non mancare. Non potevano mancare, infatti sono la lacrima è vicina, ecco, ammetto che è un'emozione forte. E Luciano per me è stato veramente, è come un fratello, ecco, mi ha aiutato, mi ha tenuto per mano lungo tutto il percorso universitario. È vero che Quindi, studiavate al diciamo, telefono? al telefono, sì, al telefono, e tra l'altro, sì, ero in condizioni, ancora era difficile per me. Fare affidamento sulla vista perché non ero in grado di leggere e scrivere, quindi l'unico modo era ascoltarlo e parlare con lui. E, tra l'altro, è stato veramente un professore solo per me, ecco, veramente. Tra l'altro, mi sono dedicato anche dopo l'incidente, visto tutto il bene che hanno fatto le persone per me, ho deciso di rivolgermi a mia volta all'associazione donatori di sangue dell'ospedale di Ravenna, ADVS, che tra l'altro hanno un bellissimo staff e sono delle persone stupende e meravigliose. Che bello Ecco. Federico. Abbiamo visto un paio di foto che ti ritraggono il giorno della laurea. Beh, che emozioni hai provato quel giorno? Ah, quasi come quella di oggi a sentire Luciano, perché veramente, tra l'altro, eravamo in tempi non di pandemia, quindi era tutt'altra cosa, ci si poteva abbracciare, c'era festa e ho ricevuto veramente tanto affetto da parte di molte persone e credo sia la cosa più bella, una sensazione indescrivibile poi, perché tutto un po' anche la laurea, i festeggiamenti, tutti i giochi, gli scherzi degli amici, mi hanno fatto un poster che ricorda tutti gli eventi, avvenimenti del mio passato, quindi in rima, tra l'altro, una cosa veramente che rimarrà nella storia. E quindi veramente io dico grazie a tutti perché sono bei momenti passati insieme agli amici e alle persone che si vogliono bene. Federico, hai mai pensato, ti ha mai sfiorato il pensiero, mollo tutto, non ce la faccio ad andare avanti, non proseguo gli studi? E diciamo che non mi sono mai arreso, ammetto questo proprio. La mia tenacia e la mia forza di volontà mi hanno sempre aiutato ad andare avanti, ma soprattutto l'incoraggiamento da parte di quando ho ricominciato l'università, il primissimo professore veramente mi ha incoraggiato lui per primo e ha detto: "Guardi, Lombardi, mi faccia sapere quando si laurea perché voglio venire alla sua laurea." E allora, sai, queste cose qui fanno veramente piacere, ecco, e aspettarsi una cosa così da un professore, sai, ci sono chi più chi meno disponibile, però è veramente una cosa non da tutti. E quindi sono stato veramente molto contento. Sono stato incoraggiato da molti altri professori nel portare avanti questo percorso universitario e diciamo così, non sono stato, sono stato trattato come gli altri miei colleghi a affrontare gli esami, non mi hanno fatto Non ha sconti, ricevuto sconti, quindi ecco. no, perché giustamente Giusto. era una laurea pare le altre, quindi giusto così, ecco, con le mie difficoltà, però sono riuscito comunque a far fronte a questi problemi. Piano, Allora, dottor Ingegner Lombardi, in conclusione, progetti per il piano futuro. ancora. Quasi, dai, progetti per il futuro. Che cosa vuoi Piano. fare da grande? Allora, questa qui è la domanda che si fa sempre a tutti i giovani intraprendenti, dici io voglio andare sulla Luna. No, io diciamo dopo la prima laurea triennale di ingegneria energetica sono passato alla laurea magistrale di ingegneria gestionale, che sto completando l'ultimo esame di questa laurea magistrale e sto scrivendo la tesi.
Quindi l'obiettivo è di laurearmi a metà luglio nella sessione estiva scottante di luglio. E poi io spero di trovare un bel lavoro che mi dia delle soddisfazioni e che mi piaccia. E di poter darmi di me, perché prima ho ricevuto delle offerte di lavoro finita la triennale di ingegneria energetica, però ho rifiutato perché ero già guardavo già al dopodomani, Ecco. alla seconda laurea e che avevo intenzione di completare e portare a termine. Quindi adesso vedremo le offerte che si presenteranno, però sono contento del mio percorso universitario e personale, ecco. E noi ti ringraziamo per averlo voluto condividere con noi, per averci resi partecipi della tua storia. Grazie davvero di cuore a Federico Lombardi per essere stato con noi. Come si dice in questi casi, in bocca al lupo, vero? In bocca al lupo, In sì, bocca al crepi il lupo. lupo. E io volevo ringraziare tutti voi e volevo fare un saluto particolare, speciale a tutti i miei amici, alla mia famiglia, a tutti quelli che mi vogliono bene, e in particolare alla famiglia Fiorentino di San Giovanni Rotondo e alla famiglia Maresca. E veramente io non so come ringraziarvi, questa qui mi avete dato un'opportunità veramente. Grazie. Grazie, ma grazie a te. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, Federico, perché sappiamo che sei anche devoto di Padre Pio, quindi non vediamo l'ora di Assolutamente. abbracciarti qui nuovamente a San Giovanni Grazie, Rotondo. grazie, grazie Paola, grazie a tutti. Speriamo di vederci presto. Certo, grazie mille. E allora ci fermiamo ancora qualche istante, una brevissima pausa e poi ancora insieme per la parte conclusiva di Addio piacendo. Rimanete con noi.